Con un vero e proprio boato, la contrada del ponte ha accolto l'annuncio della vittoria del Miccio Cantierino, la 58esima edizione del Festival Canoro, che come da tradizione apre il Palio di Querceta. Grazie ad Antonio Maggio, il vincitore del Sanremo Giovani 2013, il ponte torna a conquistare la Lira d'Oro dopo 30 anni. In un palasport di Vittoria Apuana tutto esaurito, la finale del concorso, condotta da Sara Chiarei, ha regalato una serata di grande spettacolo. La vittoria è stata decisa da pochissimi punti. Antonio Maggio e il ponte hanno chiuso davanti a Giulia Mutti del Ranocchio con il terzo posto per Siria del Leon d'Oro. Indescrivibile la soddisfazione e la gioia per Antonio Maggio e la contrada del ponte. È stata un'emozione incredibile, perché vivere tutti i giorni, ormai da una settimana qui a Forte dei Marmi, 24 ore su 24 con questa gente che aspetta questo momento da 30 anni. Io nell'84 non ero neanche nato, io sono nato nell'86, quindi insomma è una responsabilità enorme. E la gioia, quando vedi la gioia, la commozione negli occhi di questa gente, è la cosa più bella, ti gratifica della canzone scritta, dell'amicizia che ormai mi lega con queste persone, l'amicizia con Vinicio. Grande Vinicio! Grande Antonio! Il Miccio Cantierino di quest'anno ha rappresentato uno straordinario segnale di speranza per il futuro dopo i danni causati dal maltempo del 5 marzo in Versilia. E le difficoltà hanno coinvolto ancora di più tutti i contradaioli di Querceta e della Proloco. Ogni anno, nonostante sia il 58esimo festival, le emozioni sono sempre le solite, l'entusiasmo è sempre il solito, la qualità delle canzoni è ancora più importante rispetto agli anni prima. È una festa, è stata una festa, è quello che tutte le contrade, tutti noi volevamo. Un ampio speciale sul Miccio Cantierino in onda su Noi TV lunedì sera alle ore 19.